Ciao, io sono Cacao, 10 anni, vengo dalla Cina. La mia famiglia è stata talmente coraggiosa da adottarmi. Mi danno il rossetto. Il rossetto. Ce l'ho anche io. Sì, ce l'hai anche tu. Ma lui non ha rossetto. Non ce l'ho il rossetto io. Mi dai quello della mamma, mi dai? Mi dai quello della mamma? Il nostro desiderio era di creare una famiglia con figli adottati e figli biologici. Non arrivando il figlio biologico e sapendo che l'adozione sarebbe stata lunga, abbiamo pensato di dar precedenza all'adozione. Mi ricordo che alla vigilia di Natale abbiamo proprio deciso che dal giorno dopo ci saremmo messi in movimento, purtroppo Natale era tutto chiuso e non potevamo andare. Siamo andati in tribunale e abbiamo Ritirato il ritirato le famoso carte e foglie foglio. per iniziare tutta questa nostra, adesso la chiamiamo avventura. Abbiamo aspettato 3 anni e mezzo. È stato tanto e difficile. La tensione, i Natali che passano. I nonni che facevano i regali per tutti gli altri nipoti e per i nipoti che sarebbero arrivati. Sapevamo che il nostro figlio era già da qualche parte del mondo che ci stava aspettando. E noi non potevamo Noi andarlo a non potevamo prendere. andare. Ci siamo trovati noi due In questa in questa stanza. stanza con questa bambina serissima, spaventata. A un certo punto, dopo 10 minuti, noi avevamo imparato qualche parola di spagnolo, scappava la pipì e quindi ha detto cici. La mamma contentissima perché ha potuto prendere la figlia e portarla a fare questa cici. Con Sandra, il primo anno è stato molto difficile. Noi non eravamo abituati, ci siamo proprio accorti, quindi noi ci sentivamo, saremmo bravissimi come giocatori. No, non avevamo capito proprio niente, perché poi siamo ripartiti da zero. Ci abbiamo messo un annetto No. per avere un po' di equilibrio, ecco, familiare. E dopo un annetto abbiamo avuto il desiderio di avere un altro figlio. E abbiamo dato però la disponibilità ai bambini con qualche problemino. Abbiamo aspettato ad avere l'idoneità un È anno. arrivato l'abbinamento di Cacà. Eravamo contentissimi. Sandra era E Sandra era contentissima perché Sandra contenta. desiderava, quando gliel'abbiamo detto, gliel'abbiamo chiesto È ovviamente. stato proprio bellissimo, bellissimo perché lui è arrivato, ci sono le tate in Cina, ha dato in braccio alla mamma Cacà, lo piangeva un po', allora poi dopo io l'ho preso. Da maschi siamo andati subito alla finestra, abbiamo guardato le macchine e con le macchine, indicando le macchine, lui dal pianto è iniziato un sorriso e lì è stato proprio il nostro Sì, primo approccio. esserci Sandra ha Ci ha aiutato. sentita tantissimo, si è messa a piangere quando è arrivato Cacà, mi ricordo dall'emozione, Sandra è scoppiata in un pianto, la mamma anche, il papà doveva in qualche modo riuscire almeno lui a piangere un po' meno, quindi vabbè. Dopo 2 figli noi eravamo assolutamente contenti. Abbiamo sempre avuto un sostegno a distanza. Il sostegno era terminato. L'abbiamo fatto in Africa. È arrivata questa bambina, abbiamo aperto la scheda, non aveva la famiglia, aveva dei grossi problemi. I bambini appena che l'hanno vista, ma papà, ma perché non l'adottiamo questa bambina? Noi, sì, va bene. Ed è finita lì, poi un giorno ce lo siamo detto. Ma io mi sento questa cosa, io me la sento, io me la sento. Insomma, alla fine siamo ripartiti con l'iter per adottare questa bambina. Immediatamente abbiamo avuto questa idoneità, il Congo si è bloccato. Ci siamo trovati un po' il dubbio del cosa fare, Eh perché sì, avevamo... perché a quel punto hai un'idoneità in mano, un'idoneità a un bambino. Abbiamo poi in separata sede parlato con Sandra, perché ormai sapevano tutto anche loro, no? Sandra ha detto no, salviamo un altro bambino. Poi allora abbiamo parlato con Cacà, gli abbiamo detto sai, forse dobbiamo tornare in Cina. E allora lui ha detto sì, Ale in Cina, Ale. Insomma, poi siamo partiti per andare a prendere Chen Chen. La peste. La peste. Sì, sono io quello che ha la con l'idea di andarla. Quando l'ho visto mi sembrava che il mondo si fosse fermato. Se non lo si prova è strano da dire perché è proprio bellissimo. All'incontro Chen Chen è arrivato con in mano un pacchetto di patatine e questo pacchetto di patatine chiuso, ovviamente noi gliel'abbiamo aperto e con lui è stato quello, Ci siamo diciamo. sdraiati tutti per terra, a quel Tutti punto per eravamo già in terra. tanti. Quando l'ho visto mi sono spaventato un po' per la manina, ma dopo un po', nel passare dei giorni, mi sono abituato, ho detto questo è mio fratello. Sì, ero contentissima, molto, molto, molto. E vederli spensierati che sorridono è la gioia più grande. La prima volta che hanno visto il mare, Sì. che hanno visto la neve. Là è un disastro.
dove erano dal punto di vista proprio dell'amore, ma anche dal punto di vista medico. Uno di loro dopo qualche mese non ci sarebbe stato più. Sì, sono contento anche di essere stato salvato. Gli puoi dare tutto quello che vuoi, da mangiare, vestiti, ma alla fine se non gli dai l'affetto della mamma e del papà, ci sono bambini che in istituto si lasciano morire. Loro hanno la coscienza inconscia comunque di avere il denominatore comune dell'abbandono. E ogni Natale noi a casa nostra lo festeggiamo un anno colombiano e un anno cinese. Noi siamo italiani, cinesi e colombiani, assolutamente, tutti. No? Tutti quanti, perché ci siamo adottati a vicenda. Diciamo che in questo momento siamo noi la memoria del loro paese, no? La memoria del loro passato.